Ciao! Salve, come va? Anche un altro giorno è arrivato. Eh sì, oggi è martedì 6 dicembre. Non sembrava, ma questi video uno al giorno cominciano a stuzzicare. Insomma, stuzzicare. Ci sono a volte che ho più argomenti da fare, da dire, altri che magari dico cavolate perché dico anche cavolate. Oggi invece andavo alla ricerca di una ricetta, ma da tanto che cercavo sta ricetta. Forse l'ho trovata. Ho cercato tra i vari libri dove l'ho trovata su uno dei più vecchi, insomma. Insomma. Però vedremo quello che scapperà fuori. Io ve l'ho detto, forse voi non lo sapete, ma ho una collezione di libri di ricette che fa paura anche a me che ce l'ho. Ho libri di tutti i tipi, di tutte le fogge, di tutte le qualità. Ho monografie, insomma, chi più ne ha più ne metta. E voi come siete messi a libri? Perché io, nel vero senso della parola, se volessi fare una ricetta al giorno, mi ci vorrebbero 2 o 3 anni? No? Anche di più? Boh, non lo so. Comunque ne ho veramente, veramente, veramente tante. Cioè, solo questo libro, che è tutto di dolci, ne ha 365. Per cui solo questo sarebbe un anno. Più o meno. Questo ne ha tot, quest'altro ne ha tot, voglio dire. Se proprio volessimo fare una ricetta al giorno, oltre a diventare super obesi, perché diventeremmo super obesi, staremmo ridotti molto male, per cui non è il nostro caso. Non è il nostro caso, perché la sottoscritta fa solo 2 video a settimana per adesso. Ci divertiamo già così bene. E adesso ci stiamo divertendo ancora di più aprendo il nostro calendario dell'avvento. Eccolo qua, eccolo. È tornato. Perché lui sta a riposo durante tutte le 24 ore da una volta all'altra e poi lo sfoggiamo nuovamente, il nostro bel condominio. Eh sì, il nostro bel condominio. Io sposto ancora questi libricini senza dar fastidio al regista, perché sennò mi taglia la testa il regista, vero regista? Allora, oggi che cosa ci riserva il nostro condominio? Oggi che è il 6. Martedì 6. Che ci riserverà il nostro condominio? Bisogna vederlo, bisogna vederlo. Intanto apriamo il nostro condominio, vediamo cosa ci riserva. Il nostro bel condominio che è tutto bello agghindato, comincia a prendere forma, cominciamo un po' qua, un po' là, cominciamo bene. Allora, oggi è il 6, per cui troviamo sta benedetta casella con 6. Allora, che poi ci sono numeri che si vedono e numeri che non si vedono, per cui bisogna cercare. Bisogna cercare. È una giornata speciale il 6? Sì, il 6 oggi è San Nicola, se non vado errato, giusto? 6 dicembre è San Nicola. È per questo che hanno fatto una casellina un po' più grande? Vedere in modo il 6 è qui, però non riuscirete a vederla perché è più lunga, è molto più lunga questa, ha 2 alette da aprire. Regista! Regista! Oggi mi sa che abbiamo doppia sorpresa. Mi sa tanto che doppia sorpresa. E in questa finestra, il 6, abbiamo
una bella famigliola che sta addobbando l'albero. Guardate un po', il 6, il papi, la mami e i bimbi che stanno addobbando l'albero. E questa casellina è bella grande, hai vista? Hai vista? Bene, bene! Mi contenta, oggi mi contenta. Allora, vediamo un attimo, non dovrei fare così, perché ovviamente dovete vedere anche voi, ma voglio capire come aprirlo, perché non voglio rovinarlo. Ok. Ok. Ho detto che io con le unghie rovino tutto. Ora mi giro nuovamente e cerco di farlo vedere anche a voi. Ok? Allora, apriamo prima una parte. E già ho intravisto un bel cioccolatino. Voilà! E apriamo anche l'altra metà. Oh! Ma che bella doppietta! Oh, oh, che bella doppietta! Guardate un po'! Regista, bene, 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 tiriamo fuori i nostri dolcini. Abbiamo un Ferrero Rocher, eccolo qua, guarda. Un Ferrero Rocher e un Mon Chéri. Ah, nella nostra doppietta abbiamo il Mon Chéri oggi. Vedete la nostra, il nostro numero 6 ci ha portato bene oggi? Oh, San Nicola ha portato bene! Eh sì, perché in Francia, visto che il calendario è stato fatto dalla Ferrero in Francia, ovviamente per loro il 6 è una festa un po' più... è come da noi l'Immacolata, in teoria. Noi festeggiamo molto l'Immacolata e loro festeggiano molto San Nicola. Guardate un po' che belli, e abbiamo doppia doppietta perché avevamo già trovato un Mon Chéri e un Ferrero Rocher. Scusa, sì, dico bene, avevamo già trovato il Mon Chéri e il Ferrero Rocher, per cui ne abbiamo due e due. Guardate che carini, belli, 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 belli. Questa casella mi è piaciuta. Vediamo se ci sarà un'altra doppietta prima o poi. Non credo. Non credo che avremo un'altra casella doppia. No, 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 no. Non credo che avremo un'altra casellina doppia. No. No. No, no, sono tutte singole, purtroppo. Però vabbè, dai, su. È più che normale, no? Su. Anche la nostra bella famigliola che addobba l'albero ha fatto il suo dovere oggi. E che dovere, voglio dire, abbiamo trovato un altro Mon Chéri e un altro Ferrero Rocher. Oh, che bello, ok. Intanto richiudiamo il nostro bel condominio, lo rimettiamo a Nanna che oggi ci ha gratificato un bel po'. Ci ha gratificato un bel po' il nostro bel condominio. Oh, bravo, oggi mi sei piaciuto? Sì. Allora, come vi stavo dicendo prima, io ero alla ricerca, guardate, dopo io vado a cercare altre cose e dentro i libri scappano altre ricette, perché è scritta a penna, eccetera, scappa tutto, insomma. Come vedete, questo libro è molto contrassegnato perché ci sono molte ricette che vorrei fare, ma non possiamo fare tutti i giorni dolci, no? Anche se vogliamo mettere una bella torta come questa, io ve la faccio solo vedere la copertina. Questo solo è un libro dedicato solo al cioccolato, solo ed esclusivamente al cioccolato. E anche questo è dedicato solo ed esclusivamente al cioccolato. Il cioccolato è il cibo degli dèi, come si dice. Sarà veramente il cibo degli dèi? Sì, perché no? Perché è un cibo paradisiaco, che se trovate quel cioccolato buono, quello particolare, non vi dico quelli aromatizzati o quelli, no, cioccolati particolari di zone magari del
pianeta dove coltivano un determinato tipo di cacao e da lì si produce un determinato tipo di cioccolato, insomma, io non so se l'avete mai fatto, però mi è capitato un po' di tempo fa, alcuni anni fa, di comprare delle tavolette di cioccolato in un noto supermercato, vi dico pure chi perché tanto è uno dei più famosi, da Eurospin. Aveva una selezione di cioccolati al 70%, se non sbaglio, roba del genere. Uno era dell'Ecuador, se non vado errato, un altro era del... Insomma, erano tutti e tre sudamericani, ma tre zone diverse. Ebbene, vi posso assicurare che quei tre cioccolati, anche se sembravano uguali, erano diversi perché comunque erano da zone diverse. Non so se ce l'hanno ancora, perché io l'ho preso un po' di anni fa, ma dopo non l'ho ripreso più mai. E se avete un palato fine che riesce a distinguere i vari gusti, i vari sentori, vi posso assicurare che è una goduria bellissima. Proprio piace. A me, almeno, perlomeno, a me piace. È una cosa che a me piace tantissimo. Ma bandiamo alle ciance. Oggi il nostro bel calendarietto l'abbiamo aperto. Ci ha regalato due bei cioccolatoni. E abbiamo parlato di cioccolato, abbiamo parlato di ricettine. Ebbene, riserviamoci qualcosa anche per domani, perché sennò di che parliamo domani? Troviamo un altro bell'argomento, giustamente, vero? Per cui io per adesso vi ringrazio di essere stati con noi. Vi faccio gli auguri per un buon San Nicola, un buon onomastico a tutti quelli che si chiamano Nicola, e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!